Renato, complimenti soprattutto in battuta, alla fine il pubblico ti ha acclamato. Sì, oggi è stata comunque una bella partita perché l'ultima in casa, volevamo comunque tenere contenti tutto il pubblico, così da iniziare al meglio anche il prossimo girone di ritorno che si farà in casa. Per il resto abbiamo lavorato bene questa settimana per preparare la partita al meglio e comunque i frutti sono usciti fuori. Oggi penso che abbiamo fatto bene, abbiamo reagito bene quando abbiamo avuto difficoltà. Per il resto in bocca al lupo a noi per il proseguo del campionato. Rullano ancora i tamburi, senti, mentre parliamo qui, tu vieni dalla Calabria, una terra dove insomma il pubblico nelle varie discipline è molto caloroso, però anche qui non scherzano, eh? No, qui devo dire che la tifoseria è molto calda, come si sente ancora, però l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto tutti, il tifo fa parte di noi, fa parte della nostra squadra. Senza il pubblico sicuramente possiamo fare qualcosa in meno, però il pubblico, grazie al pubblico possiamo fare molte cose in più, molte cose buone. Ecco, nel terzo ed ultimo set, Renato, abbiamo visto un sestetto inedito, bello così. Sì, ma a prescindere dal sestetto penso che tutto dipenda dalla nostra testa, cioè entrare in campo con spirito, essere aggressivi nei punti fondamentali è importante e penso che questo è un nostro punto di forza, quindi spero che questa caratteristica ci accompagni tutto il campionato. Ora contro la Fenice, nell'ultima gara del 2022, ancora molta grinta. Sì, il nostro obiettivo è sicuramente quello di completare l'ultima partita di quest'anno al meglio, e quindi di vincerla e portare altri 3 punti a casa. E poi nulla, ci aspetta un bel girone di ritorno. Secondo me c'è tanto da lavorare e penso che faremo molto bene.